No, 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 fermali. Ci siamo? Ci siamo? Ma no, perché? Signore, faccia attenzione che quel gabinetto è esplosivo. Io l'avevo avvertita. Aspetta, ma ti pare il caso? Sì, accetto la missione. No, no, ho ucciso un poliziotto per errore. Allora, facciamo una cosa tattica. Porca la miseria. 2666. C'è sempre un po' di 666 comunque, eh. Non è male. Ah, c'era un tronco, c'era un tronchi. Guardalo quanto non è bello. Ditemi che posso... Beh, il mio computer si trova al piano superiore. Salve a tutti, io sono DroneGamer e bentornati su Contraband Police 1979 Edition. Signori, mi devo ancora riprendere dalla fuga di prigione dello scorso episodio, se vi ricordate. Ben 7 detenuti sono fuggiti e mi girano veramente un sacco le balle che voi non ci avete idea. E in realtà voi dovete ancora vedere 6 minuti di video e scoprirete quante occasioni ho avuto, non solo per portarli in prigione, ma anche per assumere il caro buon vecchio agente Moscovitz, mi pare che si chiamasse. Scusate un secondo. Eccolo qua. Avevamo peraltro appena espanso la nostra caserma. Moscovitz è quello che di solito tiene sotto controllo. Indovinate un po' chi? Sì, i prigionieri. Porcaccia la miseriaccia. Ciccio, che piacere rivederti dopo tanto tempo. Ciao un cocchio, ci fossi stato ieri sera le cose sarebbero andate diversamente. Ad ogni modo, sì, ormai quel denaro è andato completamente perso, non possiamo farci nulla. Dicevo, vi lascio a quei 6 minuti e noi ci rivediamo tra poco. Ah, mi stanno veramente riempiendo le carceri. Mi guardano tutti tristi tristi, va bene, vi accendo la luce. Ecco qua, mi sa che ne può stare ancora... probabilmente solo uno, già. Oh, per dover di cronaca possiamo effettivamente migliorare la caserma. Yay, con i fiorellini fuori peraltro, eh. E quella è la cosa importante, eh. E comunque sì, dopo li porto in prigione. Perfetto, ora possiamo assumere qualcun altro. Parte che poteva anche dormire qua dentro, eh. O dormire con me, fintanto che non devo dormire con Novik. Fidatevi che va tutto bene. Allora, quanta gente c'è ancora? Un solo tizio, l'ultimo tizio della giornata, anche perché il sole sta calando all'orizzonte. Sì, sì, Atmaduro anche a te, ce l'ho durissimo tantissimo anch'io. Perfetto, 2.95, ottimo, ottimo, ottimo. Allora, sono le 7:30, è tipo super mega tardi. Signore, la prego, non... Aspetta, che colore è? Un bianchiccio sporco, direi. Oh, zio Billy, te superi subito i limiti di peso? Grazie, molto gentile. Allora, abbiamo il signor Abror. La faccia già non mi convince, ma vabbè, dettagli che è diventato Abror. Ok, permettetemi di segnare anche la fotografia. Ok, fatemi controllare il timbrino del Kagastan, perché non era questo. Infatti, era quella specie di scimmione. Sembrava che qualcosa non tornasse. I colori sembrano quelli giusti, però sì, ti garantisco che te sei fuori peso di parecchio, direi. Quindi anche peso del veicolo. Che peraltro mi sembra in condizioni buone. Aspettate che controllo anche la lettera di vettura. 9 bagagli. Ah, li devo contare manualmente. Non c'ho voglia di tirarli fuori. Non farmelo tirare fuori, porco canaglia. Ok, ricordati che c'ho anche il coso davanti. E 2 saponi. E ok, questo almeno combacia, mi consolo. Con tutte le altre X, ciccio, purtroppo ti dobbiamo rifiutare. Non mi domandare perché. Oh, picchio male. Ok, anche sto tizio è a posto. Allora, dobbiamo andare a fare la pattuglia. Aspetta, devo riparare il veicolo. C'ho un vuoto di memoria. Aspetta! Mi hai quasi messo sotto, imbecille. No, il veicolo è in ottimo stato. E che, voglio dire, se dobbiamo andare in prigione, tanto vale riconsegnarli. O rimandiamo alla prossima puntata. Non vale la pena, però, se arrivano altri carcerati, li scarico dentro e combino in qualche modo. Combino, non rompetemi le balle. Ok, andiamo a pattugliare. Anche perché sono tipo le 11 di sera e che stracocchio. Aspetta, devo entrare dentro? Oh, che due maroni. Allora, a saperlo veramente, li scaricavo i tizi. Aspetta, accendi tutto. Non potevate aspettarmi fuori per darmi la richiesta? No. Ci avete sto cocchio di galleria uber stretta? Ecco qua, dimmi tutto, veloce. Potevi mandarmi un sms, un messaggino. Compagno, stiamo aspettando il trasporto di un importante membro della banda di Berankov. Aspettiamo che i suoi compagni vogliano ricatturarlo. Ma non ho nessuno da mandare lì. Puoi controllare che la strada sia sicura? Senti, mi paghi un millino? Figurati se io non ti controllo la strada. Sai cosa? Allora, dobbiamo partire da qui. A sto punto mi teletrasporto. Oh, non te lo fa fare. Sei un pezzente maledetto. Oh, sono stati commessi degli errori. Luce, luce, illuminami indietro, aspetta. Non sono bravo a accusare il retro... Non vedo niente. Il buiume mi coglie all'improvviso. Beh, porco canaglia, levati, bastardo. Allora, come prima cosa, signore, si sposti? Andrei alla locanda dell'orso ubriaco, dove sicuramente ci sarà gente armata e arrabbiata. Non perché siano criminali, ma sono i nostri ubriaconi locali. Oh, 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 no, 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 non c'è niente. Tutto calcolato.
Ok, il primo luogo era qua sulla destra. Eccoli qua. Dove stanno? Non li ho visti. Ma so che ci sono. Porca miseria, che mi devo avvicinare perché sono un po' troppo distante dalla loro posizione. Ora sono molto, ma molto meno distante. Ok, immortale. Ok. Signori, avete le pistole? Scusate, sto ricaricando. E io ho le armi decisamente molto, ma molto più fire. Aspetta. Aia. Bastardo. È morece. Più morece? Ok, direi abbastanza morece. Dove sono i tizi a cui ho sparato? Buon salve. Qualcuno c'ha delle munizioni? No, munizioni per la pistola. Te le tieni tu, e che stracocchio. Voglio munizioni per... Ma siete dei rompipalle, però. Tanto odio quando la gente muore e non ti dice dove è il suo corpo. Senti, al diavolo. Devo controllare le altre due zone. Non c'ho tempo da perdere. Ok, speriamo che non abbia nessuno dietro. Ho sbattuto su qualcosa. Forse un albero. Ok, se ho visto bene, dobbiamo andare nel fitto della foresta. Andare dritti alla prossima. E vabbè, dovremmo continuare dritti oltre la segheria. Alle segrerie nasce una bontà. Ok, dovremmo essere quasi arrivati a destinazione. No, mi ha già dato luoghi da controllare uno. Quindi posso andare dritto, abbiamo detto, oltre la segheria. E poi sono a un tiro di schioppo dalla dogana. Sembra che io sia ubriaco, ma in realtà no. Dovete vedere il posizionamento delle mani per colpa del microfono. Spero solo che non spawnino all'improvviso nel fitto della foresta. Quanto odio queste stradine maledette della Karistan. Oh! Ah! Aspetta! Non sono quelli a cui dovevo fermare. È una semplice casualità. Neanche a farlo apposta. Ah, ok. Dovrebbero aver perso le mie tracce. Cioè, in verità sono tipo un tiro di schioppo dalla dogana. Se! La prossima curva a sinistra sono ritornato indietro. È perché c'ho la merce di contrabbando a bordo. Oh! Sì, spegni la sirena che ha rotto le palle. Mamma mia, fatemi scendere. No, voglio spegnere il motore, grazie. Ottimo, se non ci attaccassero durante la notte sarebbe fantastico. Una cosa è certa, se i miei colleghi mi fermano e mi palpeggiano, c'ho un po' di materiale che non dovrei avere addosso, eh. Ok, vediamo di concludere qui, perché ne avrei un pochettino le balle piene, signore. Ok, giorno 22 completato. Quindi dovrebbe cambiare la trama. Abbiamo finito con le battute sui daltonici. E che stracocchio. Ti prego. E... No! Come qualcuno è fuggito? No! Sono fuggiti tutti? Mi prendete per il culo? No! 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 Dovevo assumere il tizio, solo che ieri sera sono stato incasinato. Ho detto, lo faccio domani mattina. Porca trotta, quanto mi girano le balle, voi non ci avete idea. Ed eccoci ritornati nel presente, signore. Zio Billy mi sta venendo un attacco epilettico, ma vabbè, dettagli. Mi dia i documenti, abbiamo ancora una volta la quest del colore proibito. Quindi per adesso dobbiamo rifiutare i veicoli verdi. E abbiamo ancora il ricercato, che no, non è lei, signor Isad Tuki. Ma do che nomi. Che a quanto pare nel frattempo è anche cambiato, ma vabbè, dettagli. Abbiamo poi il numero di passaporto, o almeno questo è giusto. Tuttavia direi che è leggermente scaduto. Guida un Ilic 5... Questo tizio non è un Ilic 57. Abbiamo appena iniziato l'episodio e già mi state facendo girare le balle. Ma vabbè, dettagli. Allora, devo controllare la lettera di vettura, anche perché sta trasportando... E vabbè, 8000 tonnellate di roba. Senti, ciccio, so che non sei un contrabbandiere, ma non puoi portare tutta sta roba. Ma è dentro il peso massimo trasportabile? No, perché c'era una marea di materiale a bordo, va che roba. Cioè, questi trasportano merci a caso, secondo me. Stanno cercando di arrivare a fine mese come possono. E va che cacchio. E poi tocca a me controllare che non abbiano fatto cagate. 2, 3, 10, 1, 3, 2, 3, oh. Ecco qua, anche la lettera di vettura è sbagliata. Ma porca. Kosovic, dove vuoi a sei? Maximo, scusa, ti ho confuso con quello della prigione. Porta pazienza, è andata difficile per tutti. Signore, lei mi ha già fatto girare le balle così di primo mattino? Si cookie il timbrino. Non posso neanche determinare il colore del veicolo. È tutto dipinto, ma vabbè, dettagli. Quanti criminali ci mancano oltre al furbacchione? Uno con numero di targa parziale SJ. La sua targa neanche l'ho controllata, ora che ci penso. Salve, signore, si fermi. Dov'è la targa, che adesso sospetto cose? No. Comunque un rifiuto giustificato ed un'ispezione praticamente perfetta. È necessario? No, guardi, alla dogana non c'abbiamo niente di meglio da fare. Porti pazienza. Ah, una roba di contrabbando da dargli. Anzi, dobbiamo svuotare il nostro magazzino quanto prima. Ma questo è verde, signore. Si dovrebbe verdegognare. Ma vabbè, dettagli, signor Abquor Osor. Ma non... Abror. E dai, enzepo.
Allora, 27 giugno, 28 maggio è ancora valido. Signore, ha osato tagliarsi le basette e non ci ha avvisato, si vergogni. N'altro che trasporta una marea di roba. No, 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 tu non puoi neanche essere dentro il peso massimo in nessun universo parallelo. Lo è di poco? Io non controllo, io mi rifiuto e ti dico subito che c'è la lettera di vettura sbagliata. E voi direte, Lon, come fai a saperlo? Non lo so, ma quando vedo così tanta roba automaticamente sospetto cose. Allora, gli manca il paraurti, ha un finestrino rotto. Che altro c'è che manca? Un fanalino rotto pure. E ma zio Billy? Dall'altra parte gli manca pure uno specchietto e, se ho visto bene, anche una parte di carrozzeria dall'altro lato. Un uomo, io spero di non aver fatto minchiate, devo velocizzare il controllo. Pertanto, rifiutino tattico, tac. Non ho controllato il colore dei documenti. Sì, catalo un pochettino affrettata, vabbè. Anche se non è un controllo perfetto, amen. Signore, non si può mettere la roba così, ma perché non l'ha messa qua sotto? Sta gente è completamente fuori di testa, ti prego, fermati. Bravissimo, Kronk. È verde questo, oh no. Ho sempre dubbi con sti cocchio di colori. Dammi il documento e non rompere le balle. Sì, era un'ispezione perfetta. Tutti con 8000 tonnellate di carico quest'oggi. Allora, signor Ronald Matevos. Oh mio Dio, Ilic 57. Fammi controllare il numero di targa. UDN 2183JAJE. Vuoi fare un po' di scambio? Sì, guardi, tra un secondo sono subito da lei, ma questo numero di targa è palesemente sbagliato. Cosa mi compra di bello buon uomo? Vediamo un po'. No, no, scusi, ho sbagliato, volevo dire. Cosa mi compra di bello buon uomo? Ah, la sto odiando. Sta gente non la sopporto più. E vabbè, pure documento scaduto. Gli uccelli qua non vanno bene, signore. Infatti c'è scritto UR casomai. Vedi, vedi. Dite che i colori sono giusti. Adesso mi viene un dubbio automaticamente. Controlliamo tutto giusto per sicurezza. Sì, mi si è anche scaricata la barretta. Ok, non c'ho voglia di controllarti la lettera di vettura. È improbabile che per ben 3 volte di seguito fosse sbagliata. Devo controllargli anche il peso, vediamo un po'. 5.400 era 6.000 qualcosa mi pare, quindi siamo a posto. Avanti il prossimo. Eila! Porca la miseria, lo sapevo! Lo sapevo! Troppo bello per essere vero. Va a destra? Va. Come è andato? Ah, no, si è andato a destra. Vai, vai, vai. Pilota, pilota, pilota. Vai, tutta birra, vai, tutta birra. Sono riuscito a accendere la suoneria. Sì, vabbè, insomma, la sirena. Pista via. Chiudetemi la portiera, che stracocchio. Niente, la portiera non si richiude. Mi sa che sto passo me la schianto da qualche parte. Oh, chiedetevi sarà dato. Aspetta che taglio, ovviamente, attraverso il motel Carat. Bonnie, ho assolutamente bisogno di quel fuggitivo. Mi serve il denaro, porca la miseria. Ho dovuto assumere un nuovo agente. Che stracocchio, volevo comprare nuove armi io. Spero non fosse il contrabbandiere, perché sennò non posso controllare tutta la merce a bordo se non riporto indietro il veicolo e non c'ho voglia. Signore, sì, fermi. Ormai sono letteralmente dietro di lei. Spero non mi sia scappato male. Perché è interamente possibile, ci siamo. Sono super mega attaccato al culo, ciccio. Super... Ah! Credo di buttare... Aspetta, l'ho buttato fuori! L'ho buttato fuori! L'ho buttato fuori! No, 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 fermali. Oh, fino all'ultimo! Oh, oh, oh! Ok, si era schiantato contro il tizio. Fermali! Fermali, bastardo! Vengo a prenderti! Ma che stracocchio! Scendi dall'auto, si è schiantato contro il signore laggiù! Scusi, ma le pare il caso? No, era il contrabbandiere da nazione, non era il tipo ricercato? Ok, fatemi fare un controllino rapido, rapido, così. Senza il benché minimo rispetto. Tutto questo per delle misere sigarette. Ma mi prendi in giro, dai! Ma guarda! Vediamo se ha altre sigarette all'interno. Sì, anche qua sul sedile. Vai. E ovviamente mi dicono dalla regia che c'ho l'inventario pieno. C'ho tutto pieno. E pienerrimo ogni centimetro quadrato. Senti, facciamo una cosa tattica. Ritorniamo per adesso indietro e amen. Non posso perdere altro tempo. Casomai a fine giornata, se mi avanza un po' di tempo, faccio un salto al magazzino della polizia e vi sarò tutti felici e contenti. Ok, vediamo di affrettare i controlli. Tanto non avevo niente di meglio da fare con la mia stracocchia di vita. Ok, fammi passare il prossimo veicolo. Dimmi che ho un po' di spazio all'interno del magazzino, perché altrimenti siamo nella M più totale. No. Ok, io devo sperare che non arrivi più nessun contrabbandiere. Ma in teoria sono finiti, perché resta solo il ricercato qua. E tanti saluti, che sarà probabilmente questo. No, non sei tu perché ti manca un pezzo di barba. Grazie signor Elior Murat. Ti muro vivo, porca la miseria. 5 bagagli, 2 cemento e 2 sapone. Scusa, ma su una macchina del genere non puoi trasportare tutta sta roba? E vedi che sei già fuori peso massimo, porca la miseria. Allora, facciamo un controllo super mega veloce. Targa 71, Micros 26D. Ok, 2 sapone, bla bla bla. E il resto sarà qua davanti, 2 di cemento.
Ok, 2 ottobre, levami sta roba di torno. Ok, sembra tutto corretto, signore. Purtroppo la dobbiamo rifiutare, perché il suo veicolo mi pesa troppo, mi ha ingrassato male. E che stracocchio. Le ho detto io di non trasportare il pandoro della Ferragni, porca la miseria, che poi ingrassa. Qui la... c'è un pochettino di sbiego, non per dire... è lui, è lui, è lui. È molto ma molto lui. Signore, salve. Rifiuto giustificato, 2,95. Grazie del documento, scusi, Venga corte... c'era bisogno di tirarmi una sportellata in faccia, dicevo. Venga cortesemente fuori. Non controllo neanche il resto. E mi cucco subito i dindini della sua taglia. Ah, davvero, quel denaro che abbiamo buttato via così. E chi se l'aspettava? Non erano mai fuggiti di prigione prima d'ora. Moscovitz, mi raccomando, non mi deludere. Ok, almeno ci stanno pagando bene. Ripuliamo la zona, grazie Maximov. E ci cucchiamo i 615 dollari. Vai. Ok, non dovrebbero esserci altri contrabbandieri fino a domani, che è la notizia migliore della giornata. Quindi queste sono tutte personcine. Salve, signora Mucca. Che non trasporteranno materiale di contrabbando, signor Zion. Signore, lei mi arriva con il documento scaduto. Piccolo... Allora, già così potete vedere che questa carta di circolazione ha un colore nettamente differente. Perché ogni tanto mi domandate: Lon, ma come fai a capire la storia dei colori? Minchia, se un documento ha palesemente un colore differente rispetto agli altri, un attimino la storia ti puzza. Allora, trasporta una mucca, bene. Ok, diamoci una mossa, che sono già le 5. Non mi sembra di vedere altre irregolarità. No, non gli ho controllato nemmeno la targa, perché siamo veramente tanti in ritardo. Lasciami stare. Oh mio Dio, ce la possiamo fare. Pista via, veloce. Ce la puoi fare, ho fiducia in te. Lo devo bloccare un cicino. Aspetta, sì, bravo. Aspetta, ci siamo. Ma no, perché? C'ero quasi. Il giubbotto antiproiettile che gli ho comprato gli ha salvato la vita. Ciao nonno, come va, tutto bene? Cosa compri di bello? Sigarette, non ne ho più. Purtroppo, guarda, se vuoi materiali di contrabbando... Scusi, ho sbagliato a cliccare sul pulsante. L'ha portellato sulle gengive, me la merito. Wow, lei trasporta un bel po' di roba a rischio, signore. Mi faccia vedere un po' quei documenti. C'è una bella cosa. Io l'ho fatta scendere per nulla. Quindi ritorni al veicolo. E siccome è l'ultimo cliente della giornata, e come fai a non fidarti dell'ultimo cliente della giornata, mi permetta di darle il timbrino verde senza neanche controllare, perché sono una persona affidabile. A posto, saluti a casa. Oh, zio Billy. Ok, allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare di bello. Questo consegna materiale di contrabbando. Non c'è spazio nell'inventario. Ok, dobbiamo prima fare un salto alla centrale. Ehi, che culo. Centrale di polizia, papapara. Vediamo un po', arriveremo alle 19:20. Poi facciamo un saltino qua e vi sarò tutti felici e contenti. Devo anche vedere di riparare il nostro veicolo quanto prima. Aspetta che non mettiamo sotto il tizio. Buongiorno, principessa. Non ho neanche controllato cosa abbiamo a bordo. Aspetta, in teoria ritira tutto lui in automatico. Mi paghi bene? 1666. Numeri molto ma molto demoniaci. Ma vabbè, dettagli. Fatemi controllare. No, il mio inventario? Sì, mi hanno preso tutto. Si sono presi letteralmente qualunque cosa. Va bene così, signori? Va bene così. Allora, teletrasportiamoci. Dove? Alla locanda dell'orso ubriaco? E poi facciamo sto giro qua? Arriveremo per le 21. Vabbè, si combatte di notte, figlioli. Tanto non avevo niente di meglio da fare. Difesa della postazione. I terroristi stanno arrivando. Aspetta! Come faccio a tornare là in... Ma porca! Ma super mega porca! Ma perché non me ne va giusta una? Fai partire sto cocchio di veicolo. Ok, dobbiamo ritornare alla base, alla velocità della luce. Una volta i terroristi avevano la decenza di attaccare nel cuore della notte. Ok, stavi dormendo, era una rottura di balle. Ma almeno eri tornato alla base. Ah, che rottura di maroni. Non ho neanche migliorato i muri perimetrali. E non ho neanche potenziato Moscovitz dopo averlo assunto. In verità volevo potenziarlo, ma mi sono detto: teniamo un po' di denaro da parte. Grande idea, Telone, grande idea. Ah, ecco perché non si vedeva nulla. Non avevo acceso i fanali. Stendiamo un velo pietoso, che è meglio. Ok, siamo arrivati. La prossima curva a sinistra. Che faccio? Entro di prepotenza? No, non esageriamo. Non dite allarme. Datemi mezzo secondo che spengo almeno la sirena. Ecco qua. Ora potete dire allarme. Che gentili ad aver aspettato che tornassi. Oddio, quanta gente dobbiamo far fuori. Non più di qua. 45 persone. Oh, almeno mi pagano bene, mi consolo. Ok, io sono pieno zeppo di munizioni. Almeno questa è una magra consolazione. Spero più che altro di averne sufficienza per far fuori tutti i bastardoni. Aio! Signore, aspetti! Gli ho sparato 26 volte. Non voleva morire. Si era molto, molto affezionato alla vita, signore. Aspetta. Mi ripando dappertutto.
Ok, ho combattuto stando un po' in silenzio perché sennò non la finiamo più. Le parti durano parecchi minuti. Che voi non ci avete idea? Non c'è una di cozzo. Signore, faccia attenzione che quel gabinetto è esplosivo. Io l'avevo avvertita. Che tempo di palpeggiare i cadaveri, aspetta. Ah, sei scemo nel cervello. Ok, hanno voluto rifarmi il big scherzone perché gli ho fatto esplodere il cugino. Ma vabbè, dettaglio. Ok, ancora 15, figlioli. Ancora 15. No, davvero devo tenermi da parte qualche bomba a mano. Me l'hai tirata la bomba a mano? Ma sei imbecille. Probabilmente si sono fatti esplodere da soli. Oh, meglio per me, non mi dovrei lamentare. Signore, lei era leggermente a prova di proiettili. Ok, cerchiamo di non far morire nessuno dei nostri colleghi. Nei limiti del possibile, ancora 4. Ok, me la rischio, me la rischio. Corri in mezzo al fuoco nemico. Al signor Telanoschi non frega nulla. Hai perso un compagno. No, hanno sparato no. Cioè, sì, hanno sparato Novik, volevo dire. Ok, non è un problema. Ah, munizioni fucile da cecchino, che due balle. Porca miseria, ne resta solo uno. Non sparategli. Anche Maximov. Ok, gli devo sparare. E niente, ne rimaneva solo uno. Speravo di palpeggiare i cadaveri. E che stracocchio. Ok, 200 dollari buttati via. Però me ne hanno dati 1080. Sì, sì, sì. Grazie capo, saluti a casa. Allora, datemi mezzo secondo che provo a ritornare alla locanda dello subriaco. Arrivo alle 23, ma ce la faccio. Ce la faccio, non è un problema. A costo di lavorare tutta la stracocchio di notte. E sì, mi sono palesemente dimenticato. Se mi accendi che le luci, grazie. Di riparare il nostro veicolo. Ok, dovrei arrivare nel giro di pochi secondi. Ecco laggiù il nostro collega. Più che altro il casino è scoprire... Ah no, in mezzo al ponte, dicevo. È scoprire dove cocchio faranno cadere la merce. Ok, mi faccio scendere. Un'aggressione da dove? Aspetta! Ma ti pare il caso? Sì, accetto la missione. No! No, ho ucciso un poliziotto per errore! Sono stati commessi... No! Non mi fai ricominciare l'intera giornata. Non mi fai ricominciare l'intera giornata. Te lo chiedo in ginocchio. Punto di controllo. Grazie. Oh, meno male, meno male. Ho premuto... Mi sono appoggiato a sinistra mentre confermavo. Non ci credo mai nella vita. Non ci credo mai nella vita. Ah, ok. Sono despunati i cattivoni. Ma la missione? Ah, ecco l'aereo. Perfetto. Vediamo di ritornare molto, ma molto velocemente a bordo. Vai. Dove devo andare, però? Ok, davanti. Signore, si sposti dalla strada? Se no la metto sotto. In verità aver ammazzato un poliziotto è ciò che mi ha salvato. Dovrei essere... Oh, aspetta, sono arrivato. Prendi scappa. Prendi scappa, veloce, più che arrivino loro. Ok, ottimo. Vai, numero 3. Numero 4. Dov'è la cassa numero 5? Guarda dove cocchio è finita. Ok, tieni fuori il fucile d'assalto in caso di necessità. Ma se la completo prima... Ah, loro non spawnano. E io torno velocemente a casa. Alla facciaccia vostra. Non ero mai riuscito a completare una di queste missioni senza farmi crivellare di colpi. Oh, ridendo e sterminando, abbiamo oltre 7200 dollari da parte. Ok, dobbiamo pagare anche Moscovitz, ora che lo abbiamo assunto. Fatemi dare tuttavia un'occhiata veloce. Oddio ragazzi, se guadagniamo un altro po' di dindini, che 4000 non sono facili, possiamo potenziare definitivamente il nostro ufficio. Capacità carcere sale a 10 e capacità del magazzino sale a 100. E... oddio, anche le strade però, sì. È un problema perché poi arriverebbero 10 veicoli in un giorno e abbiamo già avuto parecchi problemi allo stato attuale. Guarda che figata a livello massimo. Non l'abbiamo mai visto noi in questo stato, effettivamente. Guardate la caserma dove vivono i nostri colleghi. Minchia, è diventata un villino praticamente. Ok, domani vediamo effettivamente come organizzarci. Nella peggiore delle ipotesi, vediamo di riconsegnare alla polizia un po' di materiale di contrabbando. E magari ci pagano un altro millino. Cioè abbiamo due magazzini pieni praticamente. Giuro che se urlate alarm nel cuore della notte vengo a picchiarvi uno a uno. Ok, dovremmo avere una nuova quest per quest'oggi. Vediamo un po' cosa ci attende. Giorno 24, controllo dell'immigrazione. Oddio, cos'è accaduto questa volta? Alla luce dell'attuale crisi dell'immigrazione, il governo concede asilo a cittadini selezionati del regno di Arkei. Possono attraversare il confine solo se in possesso di un permesso d'ingresso valido e se il motivo dell'ingresso è l'asilo. Quindi solo il regno di Arkei, qualunque altra persona di qualunque altro regno locale arrivasse per asilo, la dobbiamo presumo rifiutare. Abbiamo un solo contrabbandiere con un veicolo marrone. Allora, viene da Arkei per turismo. Beh, quindi devo rifiutare tutti quelli che non vengono per il turismo. Ah, ok, quindi automaticamente, signore, lei mi viola le regole d'ingresso perché viene da Arkei senza permesso, corretto? Per il resto... Ah, volevo controllare la targa, zio Billy... Manca anche uno specchietto. Manca anche... C'è tutto rotto, porco miseria. Allora, abbiamo finestrino, fanalino, specchietto, paraurti.
No, aspetta, sono due paraurti, perché manca sia quello frontale che quello posteriore. È un varila 4x4, i bagagli... No, aspetta, devo controllare dietro. Corrispondono, signore, per il resto non sarà un controllino perfetto, ma si cucchi il timbrino rosso. Sì, sì, saluti a casa, eh. Oh, ciccio, sarà così per 3-4 giorni? Ritorna alla fine della settimana e vedi che è tutto a posto, eh. Però un solo contrabbandiere mi fa girare le balle. Dove sono finiti i bei contrabbandieri? Sono fuggiti tutti dalla mia prigione? Perché dovete trasportare le merci in sto modo? Ok, 2,95, comunque ispezione perfetta. Continuo a premere il pulsante sbagliato. Dai, non mi far perdere tempo, dammi documento. Signor Varnava Krupin. Krupin, Varnava, Krupin, Varnava. Numero di passaporto 53 VOF. Ah, S, ecco qua che abbiamo un errore. Questo è leggermente scaduto. Zagre 53, sì. Controlliamo che sia dentro i limiti di peso. 3,7, ok. Allora, dovrei fare un controllino veloce veloce. Facciamo una bella gausa. Glielo faccio senza scaricargli la merce, così non perdiamo... Dai, fammi salire. Dicevo, non perdiamo altro tempo e vi sono tutti felici e contenti. 8, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 8, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Ok, signore, purtroppo la dobbiamo rifiutare perché c'ha tipo 86 irregolarità sul documento. Tranquillo, ciccio, studia e ti interroghiamo di nuovo a settembre. Ok, avanti il prossimo. Dovrei farli entrare prima, in verità, perché se si schiantano contro questo veicolo, so che stanno provando a fuggire. Bravo, bravo. Tela micro machine, porca la miseria. Non abbiamo neanche ricercato del giorno, ma che tristezza, palate. Buongiornissimo. Allora, abbiamo uno del regno di Arkei, perfetto, ispezione perfetta, quindi... Oh, asilo! Lui lo dobbiamo accettare, quindi sa che le dico, automaticamente non controllo nulla. Aspetta un secondo, cosa vuoi comprare? Ma non in cariola. Dicevo, le do subito il timbrino verde, la faccia mi sembrava la sua. Tre bagagli e due cemento è un classico, apri qua, ci sono le due unità di cemento. Alcuni, diciamo, clienti della nostra gentilissima dogana. Anzi, che mi ricorda che devo riparare il veicolo. Aspetta un secondo, dammi abbassare la... Ci dicevo, volevo un attimino riparare il veicolo. Repnin, lì, come ti chiama? Grazie. Repnin, scusa, scusa. Oh, portate pazienza, io e Repnin non ci parliamo mai. È anche normale che non è che mi ricordo il nome di tutti. Buongiorno, principessa, come andiamo? Mi dai documentini? Bravo, eh. Vediamo un po'. Unione di Rali viene per lavoro. 8 luglio, 20 ottobre. Non stai trasportando nulla? No, il veicolo è anche integro. Oddio, mi sembrerebbe anche tutto più o meno in regola. Tariel, fate una bella gausa, ti cucchi anche tu il timbrino verde. Come detto, dobbiamo velocizzare. Cosa dobbiamo fare di bello quest'oggi? Sì, saluti a tua suocera, ciccio. Un inseguimento, 720 dollari. Ah, non mi piacciono gli inseguimenti. Ok, ispezione perfetta. Come detto, sì, sto correndo decisamente troppi rischi, signore. Non faccia il furbo che non è giornata, mi girano troppo le balle. A sto punto vi sparo se proprio dovete fuggire di prigione. Signor Virilik Vodka. Avevo letto vodka per un secondo, che è diventato Varlik nel frattempo. Ovviamente UZ7G. Ecco qua, un numerino sbagliato. Come fate a fare sti errori, ragazzi? No, davvero, me lo domando. Trasporta un maiale ed una mucca. Perfetto, sono tutti molto viventi, peraltro. Allora, il timbrino è corretto, aspetta un secondo. Ah, viene peraltro per asilo politico, non mi ero accorto che fosse del regno di Arkei. Sì, è il timbrino con le barrettine, non lo vedo spesso effettivamente. Fatemi fare giusto un controllo dei colori, perché c'è una... vedi che era una leggera sfumatura, pure io che sono daltonico me ne sono accorto, ciccio. Stai già accumulando parecchie irregolarità, signor Voida. Il veicolo mi sembrava abbastanza integro, quindi la rifiutiamo. È stato un piacere conoscerla, eh? Saluti a casa. Ok, 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 ok. Ne abbiamo ancora un paio se non giunge qualcuno all'improvviso, dannazione. Buongiorno, signore. Come va? Tutto bene? Ok, a una certa età non c'ha la faccia da contrabbandiere? A meno che non sia contrabbandiere di lunga data? Quello lì com'era? Ok, 8006. Mi serve molto, ma molto più denaro. Viene dal Kagastan. 7 giugno, 18 novembre. Elior Zari, Zari, Zari. CCB. Senta, mi sembra tutto in regola. Perché non facciamo qualche scambio? Ci avrebbe anche ragione. Guardi, non ho nulla che serve a lei. A meno che non si volesse imbriacare, ma... Se poi si mette alla guida potrebbe essere un problemino. Avrei un valido motivo per arrestarla. Ma vabbè, dettagli. Ah, è arrivato un altro veicolo nel frattempo alle spalle del precedente. Vabbè, cos'era? Targa parziale? Non mi ricordo più. No, colore del veicolo marrone, effettivamente. No, no, anche questo è sul neretto, credo. Buongiornissimo. Signor Alexander Vasiliev, un acaristano, quindi giustamente non proverà a fare il furbacchione. Devo fargli il controllo per davvero. Vabbè, è un controllo anche abbastanza veloce, non mi dovrei lamentare. Dovrei poter far tutto
Senza neanche salire a bordo del veicolo. Hai alcune cose da scambiare? Oddio, senti, a meno che tu non voglia vodka, non mi rompere neanche le balle. Ecco qua, sono diventati tutti estemi all'improvviso. Che stracocchio, 8-1-1-2, perfetto. Senta, facciamo una bella cosa, il veicolo mi sembra anche a posto e tutte cose. Se una carità non viene a truffarci, so dove vivi. Sappilo, vengo a prenderti alla fine del turno di lavoro, che stracocchio. Ok, a meno che il mio daltonismo non sia molto grave, quel veicolo non è marrone e pertanto... Ok, 2,95, perfetto. Nessun contrabbandiere quest'oggi, aia. Vedo un po' di materiali a rischio là dietro. Prodotti chimici, che bella cosa. Karim Salem. Il documento è valido, passaporto pure. Karim, a quanto pare anche te hai deciso di fare un po' di manscaping senza avvisarci. Questo è un Hazard 5 PDG... Porca miseria, ti manca il paraurti. PDG 0804. Porca miseria, pure la targa è sbagliata. Abbiamo detto un paraurti sicuro. Anzi no, due paraurti, ti manca anche dietro. Uno pneumatico bucato e due finestrini. Porca miseria, aspetta, aspetta che poi mi dimentico le cose. E due finestrini? Credo che sia tutto, ciccio. Abbiamo delle valide motivazioni per rifiutarti, scusa, eh. Ok, non è entrata molta gente quest'oggi, ma... Vabbè, è stata una giornata molto semplice, l'abbiamo conclusa anche in super fretta, dato che non devo inseguire le persone. Devo inseguire le persone a fine giornata, a prescindere. Ok, allora facciamo una cosa tattica. Porca la miseria, mi sono cagato in mano. Allora, dicevo, portiamo in prigione i nostri ragazzuoli, visto che devo fare i big giri. Ciao gente, sì sì sì, tutti trasferiti sull'auto della Pula. Lo zio Telonowski vi porta in gita. È già cretino, ma se non svuoti il magazzino... lasciamo stare che è meglio. Allora, spostami. No, no, anche sulla mia persona, non ci sono problemi. Alcol, un po' di denaro falso, un po' di armi. Tanto voglio dire, ne abbiamo più di quanti. Sì, scusa, ho sbagliato io. Dicevo, ne abbiamo più di quanti ce ne potrebbero mai servire per i nostri contrabbandieri. Cioè, dai, non ci chiederanno mai tutta sta roba. Senti, togli il forcone. Avevo delle munizioni per il mitra a bordo del veicolo, per davvero. Scarica il resto. Ecco qua, è sulla mia persona. Scarica casomai vodka e munizioni per il fucile. Munizioni per il fucile, bravo. E prendimi il resto. Ok, facciamo un saltino. Guarda, mi teletrasporto io direttamente alla centrale di polizia. Luogo che abbiamo visitato più in questo episodio che in tutta questa nuova stagione. Ma quando ti serve il denaro, c'è poco da fare. Buongiornissimo, voglio essere pagato quanto l'altra volta? 2666, c'è sempre un po' di 666 comunque, E in effetti abbiamo tutto il denaro necessario per potenziare la stazione appena ritorneremo. Allora, faccio un saltino veloce al campo di lavoro, scarichiamo i nostri passeggeri che saranno felicissimi di divertirsi qualche annetto a picconare rocce come non ci fosse un domani. Sì, lo so ciccio, ti avrei dovuto consegnare tipo altre 841 persone, ma sono accaduti eventi al di fuori del mio controllo. 480 vuol dire che ho perso... lasciamo stare, l'importante è che mi promuovano. Allora, riteletrasportami un po' più indietro cortesemente. No, perché... dai! Sto partendo senza aver preso la missione! Ma sono un imbecille, aspetta! Con chi devo parlare? Dov'è il tizio? Non è qua? Ah no, è all'esterno! Ma porca la miseria! Allora vedi che stavo facendo le cose giuste una volta tanto. Aprite il cancello, porca la miseria, che sono un momento che va di fretta! Dovrei tipo accendere le sirene? No, quella non era la sirena, Lolino. Devi fare J e poi... H? Mi hanno messo i pulsanti più scomodi della tastiera, ma vabbè, dettagli. Signore, buongiorno. Dov'è il tizio che devo inseguire? Presto, compagno! Sono sulle tracce di un ladro d'auto. Questo idiota ha dimenticato di cambiare la targa. E ovviamente poi ti sei schiantato. Ah, no, ha finito la benzina, credo si fosse schiantato. Ok, dov'è il tizio che devo inseguire? In mezzo alla boscaglia. Ovviamente in mezzo alla boscaglia, che due maroni. Oh, è già iniziato l'inseguimento? Ti prego, dimmi che viene nella mia direzione. No, Quando mai nella vita? Merda, è a bordo di un veicolo medio, quindi sarà più difficile raggiungerlo, ma più facile buttarlo fuori strada se non mi schianto su un platano. Lo eviterei molto ma molto volentieri, e che non riesco a vedere se ha urbato. È un figlio dei fiori, è un fricchettone. Vieni qua, bastardo. Aspetta, alla prossima curva, forse riesco a buttarlo fuori, non è male. C'era un tronco, c'era un tronchi. Aspetta. Siamo ritornati sulla strada principale. Non per dire, aspetta che... Aio, c'ho il veicolo più grosso del tuo. Ok, fermati. Fermati, ho detto. Salve signore, come va? Tutto bene? Oh, ha deciso di arrendersi. Ma che gentile da parte sua. Ok, che faccio? Lo porto direttamente in carcere?
ecco dietro l'angolo, mobile dettagli. Signore, dovrei... Ma porca la miseria. Signore, scusa. Una bella cosa. Spara. Perfetto. Scusi, non posso cliccare su di lei altrimenti. Ma non abbiamo un conto in sospeso. Non ti ho mica sparato in faccia. Ci sarà arrivato al massimo qualche pezzo di vetro sulle gengive. E chi si è visto si è visto. No, non adesso. Non adesso. Mi hanno pure sparato addosso. E dai, per una volta che non ho smazzuccato il veicolo più di tanto. Signori, sono ritornato. Vi ho portato il tizio che stavate cercando. Anzi, in verità stava praticamente... Che è successo? Sono andato indietro di colpo. Dicevo, stava praticamente arrivando lui. Ecco qua. Devo smetterla di tenere fuori l'arma principale, perché di questo passo finirò per sparare a qualcuno, come è già successo in questo episodio. Ho capito, siamo tornati, spegniti. E che cocchio. Ok, signori, abbiamo una quantità spropositata di denaro che domani mattina spenderemo per migliorare finalmente il nostro posto di lavoro. Non voglio vedere il risultato finale perché diventa praticamente una reggia. Devo quasi sperare che ci attacchino durante la notte, no, eh? A sto punto pagano bene, voglio dire. Devo anche potenziare Moscovitz perché... Sì, ci stanno un pochettino facendo il culo, dobbiamo decisamente potenziare i ragazzuoli. Ok, questa è l'ultima volta che vedremo il nostro posto di lavoro in queste orribili condizioni. Signori, preparatevi perché per la modica cifra di, non mi ricordo quanto, $11.200 questo posto... No, devo essere commissario! Aspetta, quanto manca per diventare commissario? Neanche tanto, giusto un po' di esperienza extra. Ma porca la miseria, che ormai siamo sul finale dell'episodio, se il mio calcolo del minutaggio è abbastanza corretto. Allora, facciamo così, casomai salterò ancora una volta in avanti nel tempo, vi faccio vedere il risultato finale e vi sarò tutti felici e contenti, che due maroni. Salve, sono il Tellone che sta editando il video, sì, vi faccio fare il salto temporale avanti di non uno, ma di ben due giorni. Alleluia, non me ne frega nulla di voi altri, finalmente possiamo potenziare la struttura, levatevi, c'ho un capitale da parte che è incredibile. E lui disse mi sia potenziato l'ufficio al livello massimo. Guardalo quanto non è bello. Ditemi che posso... Beh, il mio computer si trova al piano superiore. Cos'è sto posto? È assurdo. Datemi mezzo secondo, aspetta, aspetta, aspetta. Wow, sono già dentro? Sì, ma devo fare i big chilometri ogni volta. È diventata veramente un'ambasciata. C'è anche il nostro presidente Igor Akarov. Leggermente corrotto, ma insomma ci siamo capiti. Va, che spettacolo, non è sto posto? Va, che magazzino. Posso pure andare sul tetto. Ah, oh, vabbè. No, abbiamo anche scorte di vodka incredibili. Ma mi prendi in giro? Ma è veramente una meraviglia. Aspetta. Fatto nulla, tutto calcolato. Lo adoro. Lo adoro, guardalo. No, vabbè. Aspetta che potenziamo anche il resto. Ah. Salve, sono il Tellone che sta editando il video. Ritorniamo indietro nel tempo, concludiamo l'episodio e vi sarò tutti felici e contenti. Allora, abbiamo nuovi contrabbandieri a Karistan rosso e un nuovo ricercato da $600. Sì, 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 no, rompere i maroni. Dammi i documenti, signor straniero, forza. Aspetta, la foto è la sua, no? Allora, mi arriva con sette bagagli? Allora, quando mi arrivi con un veicolo del genere, sette bagagli... 1700... Che boia c'hai nei bagagli? No, davvero? Mi pare un pochettino eccessivo, signor Nasr Kilic. Nasr, dico 17 bagagli. Gli altri due sono dietro. Sì, diciamo che i conti tornano più o meno. La targa è quella. Il veicolo è in buone condizioni. Viene da Albarak, quindi... Buon uomo, le do un timbrino rosso molto ma molto affrettato. Tanto è il primo cliente della giornata. E vabbè, sono cose che capitano. La prossima volta non trasportare tre quarti di casa. Avanti, il prossimo che vuole prendersi una crivellata di proiettili sulle gengive. Che stracocchio. Salve. Ok, rifiuto giustificato, 2,95. Già, commissario, è molta, molta più esperienza. Ad ogni modo, signor Konstant Aleksandrov, che diventa Aleksandrov, giustamente. 9 dicembre, 4 aprile. 4 aprile è un pochettino scaduto, ciccio, eh. Allora, Azam 72 con... Sì, dopo facciamo lo scambio. Tuv 81. Eccola lì pure la targa. Per il resto il veicolo è in ottime condizioni. Non trasporta nulla e non è un contrabbandiere. Buon uomo, cosa vuole scambiare? Ora vogliono le bottiglie di vodka. Aspetta, dove le avevo messe? Forse sono nel veicolo? Credo... non me lo ricordo, da qualche parte le ho buttate. Eccole qua, eccole qua. Perfetto, controlliamo che non ce ne siano altre. No, bene, bene, bene. Fatemi recuperare giusto un po' di proiettili. Si sa mai. Quello che mi fa triggerare male è che quest'oggi praticamente non abbiamo avuto contrabbandieri. Cioè, l'unico che è arrivato è anche fuggito alla velocità della luce. Ok, è stato un buon affare. Ah, guardi. Non tanto per lei, ma di sicuro lo è stato per me. Tanto io vengo pagato a prescindere. E tanti saluti. No, sto facendo un grande errore. Ho commesso un grave errore lo scorso episodio, ma lasciamo stare.
Ok, aspetta che memorizzo la faccia del tizio. Vabbè, capelli indietro e... cosa, c'è un po' di barba sotto? Giusto un cicino di barba, ma vabbè, dettagli. Buono signori, sì, sono sempre il telone che sta editando il video. Ormai dovreste sapere come funziona tutto ciò. Direi che per questa puntata ci possiamo fermare qua. Il resto ve lo faccio vedere nel prossimo episodio. Ho registrato per oltre un'ora e mezza. È stato traumatico che voi non ci avete neanche idea. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Non vedo l'ora di potenziare anche il resto delle strutture, che diverranno bellerrime. Chissà come diventerà il nostro alloggio, chi lo sa. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Ricevo, lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi do asilo politico. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.